Pito del parere contrario a questo ordine del giorno che semplicemente invita il governo in sede di definizione della delega a un'adeguata quantificazione di quelle che sono le necessità del comparto delle radio e delle televisioni locali e, fatta questa quantificazione, dotare il relativo comparto delle risorse necessarie. Quindi, come dire, più generale e più attagliato alle quelle che sono le necessità del governo in sede di delega, io non riesco a immaginare, quindi credo che il parere contrario possa essere rivisto. Allora, prego, sottosegretario Giacomelli. Sì, il parere contrario è unicamente motivato da questo, che qui si fa riferimento ad un unico criterio, mentre come lei ha visto, nella impostazione sia della legge di stabilità che del fondo, nel primo anno di applicazione della nuova modalità del canone e nella generale incertezza su quello che viene definito extragettito, sono diversi i parametri o le relazioni da tenere presenti. Quindi, certo, adeguata quantificazione di per sé è un'espressione che può essere accolta. Noi l'abbiamo già fatto dicendo fino a, ma il rapporto è anche con gli altri obiettivi. C'è una parte dell'extragettito che va all'esenzione del canone per, anche questo oggetto di una richiesta d'aula, una parte va all'abbattimento. Quindi, mentre lei nell'ordine del giorno fa riferimento solo ad un criterio, per quanto importante e per me fondamentale, cioè il fabbisogno del settore, non tiene conto di tutti gli altri parametri che meritano adeguato rispetto. C'è una condivisione, ma non è possibile nel primo anno avere già una quantificazione di un unico criterio. Grazie, sottosegretario Giacomelli. Allora, quindi mettiamo in votazione il numero 18, il parere è contrario, dichiaro aperta la votazione. Abrignani. Mazziotti. Nesi. Ci siamo? Hanno votato tutti, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 89, contrari 263, la Camera respinge. Siamo al 19, Rondini. Parere qui è favorevole, è stato accolto. Il 20 all'Asia c'è una riformulazione, accetta la riformulazione, vado avanti.